dovete preoccuparvi di nominare un nuovo re di Kattegat, perché io ero e sono ancora il sovrano di tutti quanti i Norreni. E perciò io sono ancora il vostro re. Sono ancora il vostro re. Sono ancora il vostro re. Spero di avere il perdono degli dèi. Ma non penso che sia possibile. L'idea è quella di disorientarti. Abbiamo una base qui, eh. È sicura, è calda. E in più, quando non lavoro, faccio surf. Senti, ci sono delle testimonianze giurate che sostengono che tu sia il reclutatore dell'11 settembre. Se non sei in grado di darmi la tua versione dei fatti, dovrò credere a quella di Binashi. No. Buona fortuna, Mo. Posso solo dirti, sii sincero. Quell'uomo e la sua famiglia ti vogliono morto. E più giorni resti qui, più loro verranno a cercarti. E anche tuo padre. È una cosa grossa, troppo grossa da sistemare. Molti stanno soffrendo per quello che hai fatto, cazzo! Ma io sono ancora qui, e tu sei ancora vivo. Il minimo che puoi fare è assicurarti che noi non soffriamo più del dovuto, intesi? Il mio amico Bruno, un alto funzionario. Ha accesso ai fascicoli della Previdenza, agli estratti conto. Eccellente, eccellente. Lo chiamo subito. Prego. Oltretutto mi deve un favore. Ah no, è in vacanza, per cui è probabile che sia a Aix-en-Provence coi marmocchi. Ma posso sempre chiamarlo per farmi dare il numero di un collega. Ma certo, non se non lo conosco sarà difficile. Una soluzione. Sì, grazie, Nadia. Quando non si conoscono le persone... Aspetti. Nadia, calma, lo sai, è difficile chiedere un favore a chi non ti conosce bene. Adesso lo chiamo. Sì, ora lo chiamo. Presto tutti quei pregiati fossili di Pokémon saranno nostri. Ora che importanza ha stabilire di chi è la colpa? Quel che conta è trovare il modo pratico per uscire da qui. Guardate là sopra. Potrò avere uno show tutto mio e anche un cartone animato. Mi dispiace, ma non do confidenza agli estranei. Oh, su, non faccia la difficile. Ho detto no. Mi dia almeno una speranza. No, e poi no. Da oggi in poi farò a meno delle invenzioni non perfezionate di bambù. Cosa ti hanno fatto? Ah, mi hanno perquisito e mi hanno fatto mettere questo. Beh, levatelo. Noi eravamo a 500 miglia da qui quella sera. Non possono provare proprio niente. Ehi, ragazzo, l'hanno appena fatto. Quando ero piccolo i tuoi doc facevate... dentro e fuori dai penitenziari e chissà cos'altro. Non avevo idea che fosse così. Che Dio mi perdoni, io non lo sapevo. Che ne pensi, Joe? Penso che tu e Danna dovreste sparire per un paio di giorni. Per sicurezza. Con l'aiuto di Dio tutto passerà. C'è un altro gruppetto oltre la gola di Bullock Creek. Sono in quattro. Praticamente ci hanno accerchiato, ma forse non lo sanno. Aaron, cosa stai facendo? Cerca di calmarti per un secondo. Lo sai che hai bisogno di me per riavere i 4 milioni di dollari. E se sei intelligente, non comportarti come un fottuto stupido ispanico! Brutto bastardo! Pezzo di merda! Non sapevo che sarebbe stato per sempre.
Pensavo che funzionasse così. Bang Bang, sei morto un'altra volta. Uccidendo voi, ho ucciso le mie speranze. E sarà così per il resto dei miei giorni. Vi concedo il dono di Dio. D'ora in poi potrete guarire, resuscitare i morti, scacciare i demoni. Voglio che andiate tra le genti e annunziate la buona novella. Il regno di Dio è vicino. Proclamate il regno, abbracciate la fede nel regno, siate partecipi nella costruzione. Questa è la vostra missione. Quando arriverete in un villaggio, trovate una brava persona e fermatevi a casa sua, perché accogliere voi è accogliere me, e accogliere me è accogliere colui che mi ha mandato. Quanto a coloro che non vi accolgono nell'uscire dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Verrà il giorno in cui Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Padre, nelle tue mani consegno mio spirito.